conferenze internazionali. È una cosa un po', sì, diciamo, particolare questa rispetto a quello che vediamo. E, sempre per attualizzare l'idea, come ha scritto Patrizia nel PowerPoint, del socialismo ecologico. Il socialismo ecologico è portato avanti appunto da non molti paesi, diciamo, ma insomma in America Latina se ne parla e si cerca di applicarlo, ed è, da un certo punto di vista, potrebbe essere l'uovo di Colombo, perché se le risorse sono scarse, a maggior ragione vanno distribuite equamente, no? E viceversa, se le risorse vengono distribuite equamente, questa è una condizione perché non siano sprecate, no? Gli squilibri sono sempre anti-ecologici. Però vediamo che il concetto non è ancora passato. Invece in Burkina Faso assolutamente sì. Il mettere al centro le figure, i bisogni fondamentali e i portatori di questi bisogni insoddisfatti, che però al tempo stesso erano anche attori di sviluppo, quindi gli agricoltori soprattutto, era abbinato a un lavoro capillare di ecoristrutturazione, possiamo dire, della situazione produttiva, soprattutto agricola, ma non solo. E quindi anche qui programmi di assoluta campagna, di assoluta attualità, un bosco, un villaggio, un bosco, la cintura verde, la barriera verde contro il deserto fu avviata allora. Il recupero di sistemi tradizionali che erano stati abbandonati, ma che erano molto efficaci, di sistemi di coltivazione e di protezione delle risorse idriche e di rifertilizzazione del terreno, fu all'ordine del giorno. Ecco lì, tra le biografie, insomma, di persone storicamente utili, c'è anche Wangari Maathai, che avviò e portò avanti in Kenya la Green Belt, sì, infatti, la cintura verde, no? E quindi con la partecipazione delle donne piantarono milioni di alberi. Ma c'è anche un programma degli ultimi anni del fondo del programma ONU per l'ambiente, per la riforestazione di tutto il pianeta, e lì appunto quanti alberi furono piantati in quei 4 anni, 8 milioni o qualcosa del genere, anche lì coinvolgendo dai bambini delle scuole e anche per esempio l'idea di che per ogni bambino che nasceva si piantasse un albero, non l'ha inventato Rutelli, anzi probabilmente l'ha copiato proprio da Sankara, perché stranamente Pannella era amico di Sankara, apprezzava molto l'operato di Sankara, forse per la lotta contro la fame, no? Era tra l'altro il periodo, quello degli anni Ottanta, della grande siccità e della grande fame, quindi si inserisce in un periodo storico anche molto difficile. Fino a utilizzare queste campagne come schiaffo morale rispetto ai ricchi occidentali presenti, perché anche gli ambasciatori, quando si accreditavano, dovevano farlo in un villaggio, quindi polveroso, povero, dovevano sobbarcarsi il viaggio dei villaggi, che altrimenti non avrebbero mai fatto gli ambasciatori, e dovevano piantare un albero. Un altro aspetto molto importante è appunto, da un lato, l'idea del far da sé, quindi lo sviluppo tra virgolette, ma nel caso del Burkina Faso si può usare il termine sviluppo, se non hai nulla, insomma, voglio dire, il concetto di decrescita dipende da dove lo si applica, no? È molto facile parlare di decrescita se si ha una casa al centro di Parigi, e allora sì che si deve decrescere.
se si viaggia continuamente in aereo, eccetera, e invece in un contesto come quello del Burkina Faso si parla di soddisfacimento dei bisogni fondamentali e in modo autocentrato, ma questo significava anche un approccio diverso per quanto riguarda, come abbiamo accennato, alla cooperazione, allo sviluppo. Anche lì Sankara cita anche nel suo discorso, no, la questione dei cooperanti e di un aiuto allo sviluppo che alla fine perpetua delle situazioni di dipendenza e delle situazioni di privilegio, perché molto spesso la cooperazione internazionale si basa sul privilegio di chi la fa ed è fonte di reddito per intere agenzie invece che per i suoi destinatari. E quindi in questo senso, ad esempio, Sankara a volte disse anche: dateci lo stipendio di un funzionario della FAO e noi costruiremo una scuola con la stessa cifra, stipendio di 2 mesi. E poi ecco, però c'è tutta questa immensa, cioè, tutto l'immenso capitolo di una rivoluzione che si inquadra nel movimento dei non allineati e quindi nell'antiimperialismo, nell'anticolonialismo e appunto nella lotta contro la corsa agli armamenti. In questo, tra l'altro, Sankara, pur essendo di formazione marxista, era abbastanza indipendente dalla stessa Unione Sovietica, quindi veramente il movimento dei non allineati, e una volta ebbe anche a dire: sì, la rivoluzione russa, la rivoluzione sovietica è stata una cosa eccezionale, però noi non abbiamo la neve in Burkina Faso. E l'idea era quella che appunto le rivoluzioni vanno contestualizzate, no? E molto spesso, così ricordando la lotta per il disarmo e tutte le prese di posizione antiimperialiste di questo paese poverissimo e marginato, che però per un po' si trovò al centro della storia, perché i discorsi poi di Sankara all'ONU fecero veramente fecero scalpore, perché toccavano così tanti aspetti e poi perché si basavano su un'esperienza vera, non erano parole, erano fatti. Mi sono spesso detta, soprattutto in questi 20 anni di appunto guerre italiane, dalla guerra del Golfo, che cosa avrebbe fatto Sankara se ci fosse stato, e credo che sarebbe stato davvero un paladino della pace, e purtroppo in questo senso ci manca molto. Però anche lì, e anche qui devo ricordare, non per essere fissata con le esperienze latinoamericane, che anche in questi ultimi frangenti le proposte di pace più serie sono venute da questi paesi che non sono certo al centro della storia, paesi come Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela e addirittura Saint Vincent e Grenadine, non so neanche so come si pronunciano, cioè piccoli paesi caraibici che aderiscono alla coalizione dell'Alba e che davvero potrebbero essere dei mediatori di pace, ma ovviamente neanche i movimenti in Occidente hanno badato a quanto questi paesi avevano da dire contro le ultime guerre occidentali. È un vero peccato. Non so, ci sarebbero tantissime altre cose, c'erano delle campagne particolari. Ricordo qui, ecco, una cosa ancora sulle donne. Sankara era un vero femminista, davvero antimaschilista nella sua vita personale, perché appunto caratteristica davvero peculiare fu quella della corrispondenza tra non solo le parole della rivoluzione e i fatti della rivoluzione, ma anche i fatti della rivoluzione, gli ideali della rivoluzione e le pratiche di vita
di chi la guidava, non del suo vice. Patrizia poi ci dirà qualcosa. E quindi in questo senso Sankara era anche un perfetto femminista. È bellissimo il suo discorso sulla donna, che egli metteva al centro, alla pari dei contadini, anche sottolineando il fatto che appunto gli stessi mariti contadini poi sfruttavano le mogli. E, però ricordo un episodio particolare. Tra le campagne, gli esperimenti che furono tentati nel paese, tra le tante sfide rispetto appunto alla condizione femminile, ci fu qualcosa che riguardava anche le prostitute. E Sankara era convinto che tutte le prostitute, ma questo forse era abbastanza vero per il Burkina, non magari per l'Occidente, fossero prostitute perché appunto oggetto di sfruttamento bieco, e che nessuna di loro avrebbe fatto quel lavoro se avesse potuto fare altro, e quindi furono avviati molti programmi per la riconversione occupazionale di queste persone, e ci fu un atteggiamento abbastanza punitivo rispetto agli uomini che contribuivano a questo sfruttamento, e mi ricordo che presentando Sankara il ribelle, i discorsi di Sankara il presidente ribelle, già un ossimoro, no? Potrebbe sembrare, presentando questi discorsi a Pordenone, un esponente del movimento delle prostitute italiano mi disse: ah sì, Sankara ci fece avere un telex, perché allora non c'erano ancora i fax, al congresso mondiale delle prostitute che si svolgeva in Europa, non mi sembra a Bruxelles, e quindi me lo mandò poi, e l'abbiamo poi pubblicato in questo libro. E anche questo è molto bello, è partire dalla, diciamo, potremmo dire dall'ultima delle donne, no? In un certo senso, riassumendo in questo quello che poi appunto storicamente è stato in modi diversi lo sfruttamento sulle donne, e anche una chiamata al protagonismo, ecco, un protagonismo positivo ovviamente, cioè mettetevi al centro degli eventi, perché appunto avete di più da dire e potete fare tanto. E in questo senso, tra l'altro, fu uno dei primi governi africani ad avere delle ministre donne, ecco. Quindi questo fatto dei soggetti, poi ovviamente le campagne furono tante, la campagna di alfabetizzazione degli adulti, per cui in qualche anno si mandavano appunto i maestri nelle campagne ad alfabetizzare, perché comunque l'educazione come parte, come bisogno fondamentale. Contatti internazionali con appunto movimenti di liberazione, dalla Palestina all'America Latina, e avrete anche avuto Nyerere già. Ecco, Nyerere un altro grande africano che Sankara prendeva come modello, un'altra persona molto coerente. Nyerere, che viveva in una piccola casa vicino alla spiaggia, un'altra figura luminosa. Samora Machella, ricordo l'unica volta che sono andata in Burkina nel 94, sbarco si fa per dire con un treno, a Bobo-Dioulasso, la città in una delle poche zone del Burkina verdeggianti, molto meno verdi della nostra fortunata da questo punto di vista Italia, ma e lì alla stazione di Bobo-Dioulasso c'era, spero che ci sia ancora, ma non sono sicura, non lo so, un bar che era intitolato appunto a Samora Machella, e poi c'era lo slogan La patrie ou la mort, nous vaincrons, che era rimasto, e lì intavolai
una conversazione con i ragazzi che lavoravano in questo bar e tutti appunto ricordavano Sankara. E poi, e qui finisco perché è una cosa particolare, una ragazza che probabilmente aveva avuto la malaria cerebrale, un problema molto grave da quelle parti, questa ragazza si avvicina, sente ricorrere il termine Sankara e quindi dice qualcosa nella sua lingua, adesso non so quale poteva essere, di quale etnia, e questi ragazzi si mettono a ridere, i ragazzi del bar, e quindi chiedo perché, e loro mi dicono no, vabbè, ma è un po' matta, un po' così, ma sì, però ditemi che cosa voleva dire, perché ha detto qualcosa. Dice sì, no, ma lei ancora pensa a quello che anche i nostri genitori pensavano, però solo per pochi anni dopo la morte, ed erano molto giovani questi ragazzi, dopo la morte di Sankara. Lei ancora adesso dice no, ma Sankara non è morto, si sta preparando, poi ritorna. E questo però mi era poi stato confermato da altri, che era qualcosa che per molti mesi alimentò speranze in Burkina, e devo dire anche fuori dal Burkina, e devo dire anche in Europa, perché poi, come ci dirà Patrizia, un mistero avvolge comunque la, non tanto la sua morte, ecco, ma quello che è successo dopo, dov'è la tomba, c'è lui in questo, c'è lui lì sottoterra o che cos'è. E appunto Sankara come riferimento rimane vivo. Ho un'amica che ha vissuto a Cuba per alcuni anni e le ho detto ah, vado a fare un incontro su Sankara, e dice Sankara, conosciutissimo a Cuba, molto apprezzato. Lei anni fa era a Cuba appunto, quindi ecco, come riferimento c'è sempre. Direi che dobbiamo cercare il più possibile di non farlo essere e di non far essere questa rivoluzione sfida solo un riferimento ideale, ma renderla il più possibile, cioè attualizzarla il più possibile, far sì che sia, no? che qualcun altro la porti avanti, e possibilmente anche in questo Occidente che è tuttora, anche in momenti di crisi, un concentrato di privilegio e di ignoranza, di indifferenza, ecco, bisogna cercare di rimuovere i privilegi e di alimentare il protagonismo collettivo, e questo, ecco, è qualcosa che ci può, su cui Sankara ha ancora moltissimo da dirci. Vi invito a leggere i suoi discorsi, alcuni sono anche su siti e poi sono su internet, quindi non li trovate solo su questo libro. Poi se ci sono domande, scusate, forse sono stata un po' confusa, non ho seguito questo bello schema, ma pazienza. Grazie. La mica pensa di cavarsela così, non è che è finita. No, chiedo scusa se queste PowerPoint in realtà dovevano servire, se ci fosse stato un collegamento internet, c'era una serie di link che si aprivano e che avrei potuto farvi vedere delle cose, ma siccome non ce l'abbiamo, forse non sono servite. Come? No, è che manca il collegamento qui dentro. Io dovrei parlarvi un po' della sua morte, non tanto della sua morte, ma quanto della campagna di giustizia che noi stiamo da anni, noi nel senso che mi ci metto anch'io dentro, insieme a Marinella. Tra l'altro volevo specificare che non sono solo io del Comitato Sankara, perché anche lei è del Comitato Sankara, l'abbiamo in realtà creato, no? Fondato, insomma, insieme, non solo con lei ma anche con altre persone, proprio nel 2007, a 20 anni dalla morte di Sankara, quando a livello internazionale sia Ouagadougou che comunque in tutto il mondo si organizzavano degli avvenimenti, no, per ricordare la sua morte. Nello specifico nella capitale, a Ouagadougou, c'è stato un simposio internazionale, sono arrivati veramente da tutto il mondo,
ed è stato forse la prima volta in assoluto dove hanno potuto comunque andare per le strade. Ci sono delle, ecco, questo è il cancello dove dentro sì, c'era, hanno tenuto questo simposio di 3 giorni, e poi più avanti si vede anche la, questa è la moglie di Sankar, che per la prima volta dopo 20 anni è tornata in Burkina Faso. I figli non sono mai più tornati. Patrizia, questa è la tua. Patrizia, aspetta, ti devo interrompere perché sennò secondo me è meglio, forse non tutti magari lo sanno, forse è meglio dire come fu ucciso, come è successo, no? Ci sarei arrivata, era solo per dirvi perché è stato creato questo comitato Sankara, nell'onda comunque di questi eventi. Sankara è stato ucciso il 15 ottobre del 1987. In realtà c'è, forse l'è già passato prima, è stato seppellito con altre 12 persone in un cimitero militare con un certificato di morte naturale. Quindi alla famiglia è stato dato questa cosa qua in mano. Prima c'era l'immagine appunto del certificato, ma vabbè, non è importante, l'avete già visto. In Africa comunque c'è questa convinzione, questo bisogno di vedere il corpo di un defunto per avere un lutto, per fare un lutto, ma così come ce l'abbiamo tutti, insomma, avere un posto dove poter piangere il proprio caro, penso che sia una cosa che riguarda non solo l'Africa, ma tutto il mondo. Ebbene, il corpo di Sankara non è mai stato visto, non si sa se è seppellito insieme a queste altre 12 persone. Chi l'ha ucciso probabilmente è chi ha preso poi il suo posto, è stato il suo, in qualche modo, il suo braccio destro, quello che era un suo fratello adottivo, proprio loro erano considerati fratelli. Blaise Compaoré, che è l'attuale presidente del Burkina Faso, era stato allevato, si può dire, dal padre di Sankara. Vivevano quasi assieme, mangiavano assieme, erano sempre assieme, erano proprio come fratelli. Sankara lo sapeva che stava succedendo qualcosa, lo sapevano tutti, lo avevano anche avvisato. Non è che lui non avesse voluto credere, lui lo sapeva perfettamente, però non voleva, come dire, voleva avere fiducia che comunque questa cosa non sarebbe avvenuta. Sicuramente forse ha amato troppo, forse il peccato che poi aveva avuto Sankara forse è proprio questo. Ha avuto fiducia anche soprattutto in Blaise Compaoré e delle persone che lo circondavano. Lui diceva comunque nel mio caso io potrei essere ucciso da un momento all'altro, ovunque, no? Quindi chiunque potrebbe ammazzarmi. Confido, no, che il fatto che questo non. In realtà questo è stato comunque un complotto appunto, internazionale, non solo una crisi interna all'interno del paese, che comunque era un paese povero, vero? Lui in 4 anni aveva dimostrato che la povertà si poteva sconfiggere. Dando un esempio personale, lui non aveva niente, non possedeva niente, no? Aveva qualche chitarra di cui era assolutamente orgoglioso, delle biciclette, dei libri, una casa di cui pagava il mutuo, no? Una macchina, un'utilitaria, e questo era un presidente di Stato. Avrebbe potuto fare meglio di altri presidenti, che sono, no? I presidenti africani sono molto ricchi, no? Vivono in un paese di gente che muore di fame, ma sono straricchi e possiedono beni ovunque nel mondo. Quindi lui ha, come dire, dimostrato che la povertà poteva essere sconfitta, che in qualche modo poteva essere cambiata, no? La faccia del Burkina, tant'è che in 4 anni si cominciavano già a vedere dei risultati. Aveva garantito 2 pasti al giorno, 10 litri d'acqua a tutti i burkinabè, erano 7 milioni di abitanti, che noi fa ridere, ma lì, voglio dire, se non hai acqua e non hai da mangiare, no? Possiamo, come dire, no? Non ci importa nient'altro, ecco, anche noi saremmo in quella condizione.
Quindi insomma, lui aveva dimostrato delle cose, sapeva benissimo che tempo ne aveva poco, no? E quindi tutti dicevano che lui andava troppo veloce, lui diceva forse io non arriverò, no? a vedere quello che ho in mente, ma vi dimostro che è possibile, no? Quindi il discorso è che l'hanno praticamente isolato in qualche modo. Lui aveva delle persone fidate, ma anche all'interno stesso del Burkina c'erano delle gravi separazioni, no? delle gravi dissidi tra di loro. Quindi è vero che si è trattato di un complotto internazionale, con l'intervento della CIA, con l'intervento degli stati francesi, con l'intervento degli stati libici, dei paesi africani attorno, con l'intervento appunto anche della Francia, ma c'era anche qualcosa di grave all'interno del paese, no? di difficile da accettare proprio da parte lui, da parte della gente che in sostanza aveva un po' di potere, no? Da parte della borghesia, da parte di gente che aveva comunque una situazione di privilegio all'interno del Burkina. Quindi c'è stato sicuramente un'interferenza esterna, un comando occidentale, e c'è stata una debolezza interna. Questo è stato un po' la dinamica. Anche all'interno dello stesso, diciamo, della stessa classe che era con lui che amministrava il potere, in qualche modo c'era questa tendenza, questa divisione. C'erano anche delle persone che all'interno del CDR, che quindi erano questi organismi formati, no, per portare avanti la rivoluzione nei paesi, erano degli opportunisti, cioè era gente che comunque non aveva, no, non aveva interesse che la rivoluzione progredisse, e che comunque cercava situazioni di privilegio e cercava di sistemarsi. Bon, in sostanza, 15 ottobre l'hanno ucciso. Da allora la famiglia ha continuato a cercare giustizia. E non solo la famiglia, ma anche a livello internazionale, 20 avvocati a livello internazionale si sono uniti formando un collettivo e hanno cominciato a depositare, aiutare la famiglia a depositare delle istanze di giustizia, prima all'interno del Burkina e poi anche fuori. Sono riusciti ad arrivare fino all'organizzazione dei diritti dell'uomo, che nel 2006 comunque ha dato ragione alla famiglia, chiedendo al Burkina Faso, al governo del Burkina Faso, di produrre delle prove di questo assassino. Qui si vedete delle immagini del convegno di Roma di Alex Zanotelli. Hanno chiesto in sostanza al Burkina Faso di produrre delle prove, come è stato ucciso Sankara, come è avvenuto. Il governo del Burkina ha, preso un certificato di morte e ha cancellato la parola naturale, quindi abbiamo un certificato di morte che dice che Sankara è morto, ma non si sa ancora di che cosa. Quindi tutte le istanze che la famiglia ha presentato, in giro, sistematicamente sono state bloccate. Non c'è modo, di sapere che cosa è successo. Testimoni ce ne sono, ma cioè, sono ancora viventi, voglio dire, ma che comunque ancora non testimoniano. Ci sarebbero delle persone che hanno assistito, no? Cioè, c'è un sopravvissuto, sembra, alla strage del 15 ottobre, sembra che ci sia un sopravvissuto che però è rimasto scioccato da quello che è successo, non si sa bene in che modo, perché l'abbiamo lasciato vivo, no? E perché... perché lui non riesca a parlare, a dire che quello che è successo, fatto sta che questa persona comunque ha raccontato, no?